Eccoci qua, uno degli argomenti più ricercati sul canale AM Dog Training è quello inerente alla passeggiata. Solitamente la passeggiata è una cosa che viene affrontata quando il cane è adulto e quando il cane ormai ha iniziato a tirare e quando si sono instaurate delle dinamiche che comunque rendono fastidioso quello che è il piacere di fare una passeggiata insieme al nostro cane. Ma perché non iniziare fin da cucciolo a proporgli attività propedeutiche, a fare una vera e propria passeggiata fatta insieme? Ecco, quattro punti fondamentali per poter avere una passeggiata corretta e soprattutto un momento di interazione piacevole per entrambi. Cercate di ricordarvi questo concetto. Il cane imparerà a stare vicino a voi e a fare una passeggiata in maniera tranquilla quanto meno utilizzerete il guinzaglio. Questo sta a significare il fatto che sì, abbiamo necessità di costruire la passeggiata con il guinzaglio, ma dovremo cercare di fare in modo che il cane abbia voglia di rimanere al nostro fianco e che soprattutto il cane impari a stare vicino a noi senza che tutto questo risulti come una sorta di costrizione. Il cane deve aver voglia di guardarci, deve aver voglia di stare vicino a noi e deve aver voglia di fare una passeggiata nella quale ci saranno una serie di informazioni, una serie di momenti da condividere insieme. Punto numero uno, l'attenzione del cane. Prima di iniziare qualsiasi tipo di comunicazione, e se ci rifacciamo al cellulare, ai messaggi e a quelli che sono comunicazioni dei nostri giorni, la cosa sulla quale andiamo sempre a prestare attenzione è quella del ho collegamento, ho linea, ho campo, ho la wifi. Stessa cosa dovremmo fare con il nostro cucciolo. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo fare in modo che il cane sia collegato, che il cane sia attento. Sul canale potete trovare video denominati Doggy Zen, Guna se si tratta di Doga, comunque video che vi faranno vedere in che modo portare il cane a sviluppare l'attenzione nei vostri confronti. Chiaramente, trattandosi di passeggiata, possiamo iniziare a costruire dei momenti nei quali il nostro obiettivo rimane quello di ottenere lo sguardo del nostro cane, il cane che ci gira intorno e cerca i nostri occhi, il cane che comunque rimane concentrato su di noi. Punto numero due. Dal momento che abbiamo il cane collegato, che abbiamo il cane che ci guarda, a un certo punto inizieremo a fare brevi movimenti circolari. Questo perché sarà finalizzato a far capire al cane che sarà importante rimanere collegati, rimanere attento e comunque seguire quelli che sono i primi spostamenti che facciamo. Cercheremo di tenere il cane sempre nella stessa posizione. Destra, sinistra, per me non è un problema, l'ho già ribadito diverse volte. L'importante è che il cane si abitui a stare sempre nella stessa posizione, o alla nostra sinistra o alla nostra destra. Questo finalizzato a far diventare per il cane una posizione, una comfort zone, una zona nella quale siamo un riferimento, ovvero io sono il cane. Posso guardare l'adopter, il conduttore nella stessa posizione. Di conseguenza, in riferimento allo spazio, sarà sempre collegato e sarà sempre in una posizione che gli darà sicurezza e soprattutto gli dirà quella che è la posizione corretta, sia durante la fase della ricerca dell'attenzione, sia all'inizio dei movimenti circolari. Sarà importante avere in mano qualcosa di interessante per il cane. Potrà essere un bocconcino, come potrà essere un gioco, una pallina, uno straccetto, o non ci sono cose che sono meglio di altre, ci sono solamente cose che portano il cane a essere attento. Il nostro obiettivo in questo caso sarà avere l'attenzione del cane. Tenete sempre tempi molto corti e alla fine di 1, 2, 3 movimenti circolari andate a premiare il cane, andate a dirgli ok, bravo, hai fatto bene a seguirmi, stai attento perché in questo contesto ti può arrivare qualcosa che ti gratifica, qualcosa che ti fa felice, qualcosa che ti dà motivo per rimanere collegato. Punto numero 3. Dopo la ricerca dell'attenzione, i movimenti circolari, potremo iniziare a fare qualche metro, a iniziare a spostarci in una direzione un po' più simile a quella che è la passeggiata, mantenendo sempre il cane nella posizione al nostro fianco. Al nostro fianco vuol dire non attaccata, non stiamo parlando di campionati del mondo di obedience, ma stiamo parlando di fare una passeggiata con il cane tranquillamente vicino a noi.
Abituiamoci a prendere riferimenti nello spazio, ovvero un albero, una rete, un qualcosa che ci porti ad avere un punto d'arrivo, una destinazione, qualcosa che ci porti a poter andare avanti e fare in modo che sia il cane a seguirci. Come già descritto in altri contesti inerenti alla passeggiata, la mano che andrà a tenere il guinzaglio sarà la mano dalla parte del cane. Cane a sinistra, alla vostra sinistra, il guinzaglio sarà tenuto con la mano sinistra. Cane alla vostra destra, il guinzaglio sarà tenuto con la mano destra. Fino a questo momento il guinzaglio non l'abbiamo ancora utilizzato, ma l'impostazione deve prevedere già il fatto che in un secondo tempo sia necessario tenere il guinzaglio in mano. Di conseguenza, considerando il cane a sinistra, il guinzaglio sarà nella mano sinistra, ma nella destra avremo tutto quello che ci servirà per dare l'indicazione al cane. Di conseguenza, mentre prepariamo questi esercizi, sia che siano i movimenti circolari, sia che iniziamo a fare qualche metro o verso un riferimento ben definito, possiamo iniziare a tenere la mano dalla parte del cane in tasca o dietro la schiena, in modo tale che non vada a dare nessun riferimento. E tutto passerà da questa mano, quindi le indicazioni saranno queste. E sarà la mano nella quale avremo eventualmente un premio, eventualmente la pallina o anche niente, però sarà quella che il cane si abituerà a seguire. Punto numero 4. A questo punto occorre inserire quella che è la figura del guinzaglio. Prenderemo un pezzo di guinzaglio lungo 10-20 cm, poi tutto questo sarà in funzione della dimensione del cane, e in mano terremo un guinzaglio vero e proprio, quello che utilizzeremo per fare la passeggiata con il cane. Ancora meglio è se utilizzeremo lo stesso tipo di materiale. Ho fatto un tutorial nel quale vi do indicazioni su come costruire diversi guinzagli, e in questo caso potreste già costruirvi il pezzo che vi serve sul cucciolo e il guinzaglio da tenere in mano. Dalla ricerca dell'attenzione ai movimenti circolari, ai primi metri in una direzione ben definita, a questo punto inizieremo a ripetere le stesse cose, però considerando di avere in mano il guinzaglio, che sarà comunque scollegato dal cane. Per forza di cose, dovrete prestare attenzione a come dare indicazioni con la mano che porterà in giro il cane. Inizierete a mettere il cane seduto, inizierete a fare i movimenti circolari e inizierete a fare i primi metri di passeggiata, e tutto questo con un inizio e una fine. Quindi partenza con il cane seduto e poi dopo andremo avanti qualche metro, rimetteremo il cane seduto, e tutto questo considerando il fatto che il cane sarà fisicamente scollegato dal vostro guinzaglio, però avrà la sensazione di avere il guinzaglio perché avrà un pezzettino di guinzaglio. Vedrà voi con in mano il guinzaglio e tutto questo sarà sufficiente per insegnare al cane a stare al guinzaglio senza l'utilizzo del guinzaglio. Stiamo parlando di cuccioli, di conseguenza tempi molto corti e tutto finalizzato a far vivere al cane momenti entusiasmanti, momenti piacevoli e momenti nei quali diventa bello poter stare insieme al proprio adopter. Vieni a visitare amdogt.com. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e iscriviti al canale se vuoi rimanere aggiornato a fronte di nuove pubblicazioni e nuovi video. Ok!